son strano io o sei strano tu che te lo guardi? La cosa che mi fa ride è che non è vera sta cosa, non se lo guarderà nessuno. Siamo arrivati a questo punto. Un po' mi dispiace, però YouTube è questo. Avete visto questo video? No? Che strano. Scherzi a parte, siamo tornati con una prova a non godere, una mia ossessione, un qualcosa che io purtroppo guardo al bagno. E lo fai pure tu. Solo che non lo fai su YouTube. E allora oggi, ragazzi, siamo direttamente su Shorts. No su TikTok, no su Reel, su Shorts, capito? Stavo proprio sul fondo del barile per vedere le survival chance, ovvero le macchine che fanno scontro o cose così e che però intrattengono. Quindi, ragazzi, lasciate un mi piace per questo video per supportare la mia attività e iniziamo. Vediamo quale macchina è più sicura se ci dovesse prendere un autobus in maniera laterale. Boom! Oh, la Toyota Yaris. Un 50 e 50 quasi, quindi non è detto che ci lasci le penne. La Tesla la odiano tutti. No, vabbè, ma che c'entra? Ha preso però un'altra auto. Quindi se non ci fosse un'altra auto lì, magari te la cavicchi. La Ford Bronco col suo onestissimo 50%. Vabbè, qua ragazzi, si è già... già parti con neanche il 100% di possibilità. Cioè, sei già morto, che è successo? No, ma perché? Ma perché non è partito col 100%? Col kart c'è già la metà. Mi fa troppo ridere sta cosa. 1%, no, me lo prendo. L'1% me lo prendo. Qua invece, ragazzi, vediamo quale macchina è la più resistente. Perfetto, 0%. Però, beh, devo dire che ti trovi in questa situazione, cioè lasci le penne. 4%, Chevrolet del 1950. Madonna, ragazzi, ma torniamo indietro. Torniamo indietro. Una Mazda. Ma torniamo indietro dei 10 anni, per favore. Vediamo questa, ragazzi. Una Fiat del 1970. Mamma mia. Però non so se è meglio chi sta nell'auto o chi sta nel bus. Dai, Mercedes del 2000. Sicurissima. Sicurissima. Oh, 90%. Che conviene. Volkswagen va distrugge l'autobus. La Cybertruck. Sto Cybertruck. Oh, raga, è la prima volta che non distruggono una Tesla solo perché gli sta antipatica. Allora, ragazzi, qua invece ci facciamo del male. Dobbiamo arrivare più in alto possibile della rampa. No, no, che gli è successo? Ma bellissimo così. 130 metri. Questa è la macchina di Batman. Una Jesco? Ma non mai vista, devo essere sincero. Guarda lui che ha le mani incrociate. Vabbè, 180 metri, ti devo dire. Vai con la moto, già lo vedo che sta piuttosto in difficoltà. Infatti. No, no, è rimasto attaccato? No. Vabbè, ma quella è la moto. Poi non ritorni indietro. 200 metri! Questa qui. Questo è uno shuttle. Questo è uno space shuttle. Sì, vabbè. Qui vediamo che succede se andiamo contro un palo a diverse velocità. Ecco qua. E qua dice miglia per ora, vabbè. 87%, mi sta bene, ma già cominci a vedere un po' l'effetto del colpo, mamma mia. Beh, se ti siedi lontano, stai messo meglio, non lo so. Mamma mia, qua già stiamo verso il 50%, non me l'aspettavo, E qua siamo a velocità sostenute, aio! Però, paradossalmente, 67%. Qua, ragazzi, abbiamo preso la rincorsa, Forza, forza, secondo me siamo sotto al 50%. 32. 150 miglia all'ora. Oh no, oh no. Oh, paradossalmente, ragazzi, se gli entri bene bene dentro ti conviene andare veloce. Già qua stai al 98%. Vedi? Vedi? Ah no, vabbè, seccati voi. Beh, sì. Se l'è portato via. Però vediamo che succede con un'auto. Perché col bus, ok. Con l'auto che succede? Vabbè, ma questa è una macchina di 7000 anni fa, ragazzi. Ti fai male per forza. Invece no. Invece no, guarda. Perché le macchine d'un tempo erano fatte meglio. Addirittura c'era pure la tavola da surf. Qui rischiamo, qui rischiamo. Forse non c'era neanche l'airbag a quegli anni. Già 98%, parti già sconfitto. Però se arrivi al palo... Beh, direi che era meglio di no. A 200 miglia orarie, 91% di possibilità. Cioè, se vai sull'autostrada, sei già morto. Guarda, guarda, guarda. Così da dentro a 300, allora... vabbè, ragazzi. Un 2% è rimasto. Ragazzi, che succede se trovate un ostacolo e state andando velocissimi? Con la Lamborghini... Te salvi, te posso dire. Ciao, buoni freni. La Porsche 992...
Aspetta, la Porsche l'ha visto. Vabbè, se eri il passeggero a fianco eri morto. Però se guidi te, 97%. Con la Mercedes V250 te la rischi. Ma sì, perché più sei grande e più è brutta la cosa, eh. Ah, frena! Niente, ci sei rimasto. Beh, non per forza. Una Chevrolet che porta un masso, non sappiamo il perché. Vabbè, sappiamo che però meglio che non incontri quel problema. Secondo me il Cybertruck è piuttosto tranquillo. Oh, avrei detto di più. Quanto ammonta il danno delle auto se non riescono a passare sotto all'auto? Insomma, questo coso. Vabbè, 10.000 te la devi ricomprare. Te la devi ricomprare. Vabbè, vediamo quest'Audi e-tron. Tron? Vabbè, se non avesse messo il portapacchi se la sarebbe cavata. $18.000, io sto così. Voglio morire. Perfetto. 700 euro, devi solo ricomprare la testa. Vai con la Aston Martin. Con la Aston Martin io freno, ragazzi. Io se vedo pericoli mi fermo. Cioè, non attraverso così. Però te la cavi con solo $30.000. 50 euro, perfetto, ragazzi. Il costo di una buona seduta dall'osteopata. Questa è bellissima. Quale auto ce la fa a saltare il canyon ma con un peso dietro alla coda? La McLaren Senna? La McLaren Senna? Vabbè, perfetto, ragazzi. Solo 1.500.000 di danno, però sei passato. Non illeso? O la Toyota Supra? No, pensavo di più. Pensavo di più. Ma quel costo del danno è il costo dell'auto, perché non credo che tu ce la faccia. Eh no. Il Cybertruck? No, il Cybertruck non ce la fa. Posto che comunque a livello elettrico. Non ci credo. Ah, ok, infatti, dicevo. Mi sembrava strano. Cioè, ce l'hai fatta, però a che costo? Al costo di $53.000. Vabbè, ci posso stare. Il kart, vabbè, perdi la vita, però magari costa poco. Questo invece, ragazzi, è solo rilassante. Provate a godere, eh. Sì, c'è il costo del danno, ma alla fine è un carro armato, insomma. Non dovrebbe ricevere troppi danni, no? Certo. Non credo che arriverà in fondo. Comunque chi sta dentro non credo che sarà mai illeso. Però $500, $1.000, ci posso stare. Cioè, se sei proprietario di un carro armato non ti dovrebbero spaventare, ecco, $1.000. $1.200, ci posso stare. Il bello è che non si è distrutto. Allora, ragazzi, vediamo quale auto sopravvive al salto. Va bene, te posso dire 79% è ottima. Andiamo con la BMW X5. Ah, brutto. Ok, non BMW. La Chevrolet. Ragazzi, più è pesante a volte, più ti protegge, eh. La Durango. Ok, anzi, devi stare solo attento a non colpire troppo il muso. Questa Mercedes ce l'aveva Milinkovic MG, tutta cromata, ignorantissima. Vedi, Milinkovic si salva con l'88%. La Lexus va. Mazza, ragazzi, ma famoci un SUV da papà come ho fatto io. La Porsche, secondo me, male. Oh, invece sì. 83%. Ma questa esplode. Lo sapevo, maledetti. Quale prendi? Quale auto riesce a saltare tutti gli ostacoli? Vediamo un po'. La Chiron. Madonna, ragazzi, le macchine le vedi solo su GTA. Golf GT. No, pensa a spendere tutti quei soldi e poi ti si distrugge la Tesla. Vabbè, la Tesla, ragazzi, la odiano tutti. Non so perché c'è sta percezione. 9 su 10 questo qui, però a che costo? La Supra. La Supra. L'M2 Competition, no? No, avrei detto di più, ragazzi. Beh, avrei dato di meno. Oh no, qui, ragazzi, preparatevi a godere. Quale auto passa? No, l'ha fatta passare. Va bene. Qualcuno verrà schiacciato. Qua verrà schiacciato. Ah, no. Però non è giusto. Qua chiaramente l'auto della polizia è stata fatta passare. Che servi. Però volevo vedere che si distruggeva l'autobus. No, adesso lo trovo. Oh, mamma mia, ragazzi. Ecco, queste cose mi fanno godere. Ecco, queste cose potrei vederle tutto il giorno. Che poi non so che gioco è. Che roba è, cioè. Poi con quello che guida sotto. È assurdo, cioè. Devi perdere la vita a fare questo, eh. E parcheggia. Parcheggio perfetto. Parcheggio perfetto. Questa è città di sventura. Ma che roba, ragazzi. Ma è una roba assurda. Guarda, pim pum pam. Tu sei il numero uno. No, aspetta. Se tu c'hai un canale che fa solo questo, ti meriti la mia sottoscrizione. Attenzione, sì. Ma chi è che gli costruisce sta roba, raga? Va. Uiii.
Vabbè, è tutto un po' tipo effetto domino. Magari a un certo punto non devi neanche muovere troppo. Oh, guardalo, parcheggio perfetto. Lui fa così. Non lo so, ragazzi, se sarei mai skillato nella vita come questo qua, eh. Però mi sembra una roba che una volta entrata nei binari va da sola, no? Così scopri che è una donna bionda e tu rimani così e dici: ma com'è possibile? C'è un problema nel Matrix. Vediamo se è un servo. Va bene, Milinko ci passa. No, l'hai abbassata apposta. Vabbè, ok. Si sono rifatti sulla polizia. Qua ho detto ok. Oh no, non so se voglio vedere che distrugge tutto o se voglio vedere le auto che lo evitano. In questo caso pure la palla di cannone, cioè, non serviva. Allora, vediamo qua, ragazzi. Ah, godo. Bello. L'hai abbassata apposta. Ok, l'hai abbassata apposta. Oddio. Eh no, ritorna così in loop. M'hai fregato. Ecco, sta roba in loop. Cioè, se non ci fai un attimo caso, ci stai tipo qua un giorno fa. Ma quando è che succede? Quando è che succede? Invece è già successo. Che figata, ragazzi. Comunque se ne inventano troppe. Qua c'è del genio. C'è del genio. Fermi. State distruggendo milioni e milioni di dollari. No. Vabbè, sempre lo stesso, ragazzi. Però qualche secondo, però fighissimo. Il signor Got, ci passi sotto. Bravo, bravo. Bravo, questa bici parte, va bene, non succede niente. La pula. Porca miseria. Oh no, le forze dell'ordine, no. Ok, che stiamo per vedere, ragazzi. Mi sa che qua ci stanno cose veramente strane. C'è del genio su internet, capisci? Qua mi sa che l'ambulanza servirà a loro. Ok, no. No, le attivate, certo. Le attivate. No, subiranno le conseguenze. Ne voglio vedere di più di questi qui. Ma tu mi vuoi far godere oggi? Oggi mi vuoi far chiaramente godere. Madonna, ragazzi, quanti milioni di euro sono volati per fare sta cosa. SMR, ragazzi, SMR. Guarda. Posso forse aver trovato il mio nuovo canale preferito? Oh no, il camion, il camion, il camion. No, signor camion! Vabbè. No! Però almeno non c'è la palla di cannone. Bello, questo voglio, ragazzi, questo. Arriva la pula, le forze dell'ordine. Il signor Got ci passa sotto, ci passa sotto. Lui ci passa un pelo. Secondo me lui l'attiva. Il giallo lo attiva. Tanto guarda come guidano male, poi dici perché si schiantano. Non lo so. No, non l'ha attivato. Vediamo quale auto riesce a passare sotto al camion senza distruggere tutto, eh. Survival chance, vabbè. Vabbè, poteva andare peggio. Se non avesse beccato l'auto contromano. Mercedes-Benz MG. Vabbè, però te posso distruggere sta macchina. Dici, vabbè, dai, sto pronto. Arrivo. BMW M1 di un certo tipo. Vabbè, ma non c'avete le mani. Questo Dominic Toretto. Dominic Toretto. Dominic Toretto. Vabbè. Dominic Toretto. Non so parlare. Vediamo quale auto riesce a sopravvivere. Il sorpasso. Ma è colpa tua. Non si fanno questi sorpassi. 0%. La Toyota. Bella. Vabbè. Lui purtroppo ci saluta, però. Con un discreto 7% te ne torni a casa, eh? No, lo 0%. No, sei morto. Ok, Mercedes-Benz. No, ma non si fanno questi sorpassi, ma è impossibile. Dai, qualcuno che ce la fa. Solo per la statistica ci deve stare. Toyota Civic. Ma non c'è. Ma è impossibile, ragazzi. Che uno può pensare di farcela. Vai, con la Yamaha R6. Valentino Rossi, Valentino! E no, questo va veloce. Vabbè, ce la fai sì, con la moto. Ok, la Subaru Baracca se la porta a casa. No! Vabbè, ma com'è possibile, dai? No, 1% ce l'aveva fatta. Questo è l'uomo più sfortunato del mondo. La Nissan Silvia. Ragazzi, a Silvia. Rimembri ancora. Oh, ma quindi quello salta sempre. Diciamo che magari passi a una, ma poi dopo, ragazzi, la vita, che è il nemico, reclama i suoi. No, questo sbatte. No. Vai. Oh no. Niente, ragazzi. Non ce la puoi fare, perché magari riesci a superare questo, che forse. No. Ti devi allargare tutto. Vediamo se è quello che guida la Mitsubishi. Bravo. Posso dire, smutta tutto? Tengo solo una metà. Mitsubishi. Io qua, ragazzi, dico che più di qualcuno ce la farà, perché. No! E vabbè, però.
Ne superi uno, c'è sempre l'imprevisto. Perché in questo caso ci abbiamo molto più spazio per passare, vedete? Bello lì. 80%? Te la porti a casa. La Aston Martin ce la fa tra... No, qua ha sbagliato il guidatore. Doveva richiudere subito la traiettoria e te andavi col sigaro. Invece in questo caso se ne sei andato, punto. No, il multivan. No, E qua pure... No, bastava secondo me averci qualche mano in più e ce la facevi. Vai, la Corvette. Ah, quindi sta guidando Toretto, va bene. Qua ragazzi la vedo veramente brutta per quello che deve fare il sorpasso. No, 0%, non c'è possibilità di tornare a casa. E qui purtroppo una buca pre... È troppo bello perché magari schivi un pericolo, ce ne stanno altri 200.000. Ok, va bene, frena, fefre, vabbè. Col 75% me lo prendo. Te la sei portata a casa in maniera egregia. La Golf, ragazzi, occhio la Golf. No, sì. La Subaru Baracca, vediamo se con la Subaru Baracca. Sì. Vabbè, Giovanni Storti guidava. Mi stanno piacendo troppo, ragazzi, questi pericoli. Vabbè. Ma come? C'è sta quello che suona al pianoforte. Ma che succede? Vabbè, ma ci puoi avere la macchina che vuoi. Ma qua se vuol dire che è arrivato il tuo momento. No, perché col 9% in sta situazione me lo prendo. Sì, fatality proprio. Vabbè, ma la moto è pericolosa, lo sappiamo. Attenzione, chi guida la Toyota solitamente se la porta a casa. Onesto, 80% lo prendo. L'Honda, vedete le macchine giapponesi, ragazzi? Sono le più sicure, non ci sta niente da fare. Questi sono brutti, ragazzi. L'Audi R8 no. Ah, beh, infatti, dicevo, strano che con le tedesche non ci si accaniscono. La Rolls Royce qua, ragazzi, io... Ma perché devi azzardare? Allarga di tutto, no? Ma allarga di tutto! Vabbè, però te la porti nella tomba. La Venom? No, perché fai questo? Allargati! No! Vabbè. Però 38% è comunque buono, secondo me, eh. BMW contro Mercedes. Chi passa il buco e passa sotto? Sicuramente non questa Mercedes. Con solo il 9% di possibilità la porti a casa, eh. L'M4. Oh, non avessi preso bene quella buca, secondo me passava, eh. E invece passi a miglior vita. Sicuro, 100%, anzi 0%. Vai, il GT63. Onesto, 1-0 per la Mercedes. Let's go. Guarda come ci è passata smooth. L'M5. Ok, vedete? Più vai veloce e sei stabile e più è possibile che passi sotto. S-Class. Cioè, non guidi, non solo non te la puoi permettere sta macchina, ma non ti puoi permettere neanche di sopravvivere. Secondo me vince la BMW. Oh, mazza, l'ho detto. M8. Facile. 2-1. Vince la BMW. Chiudiamo così, ragazzi. La Tesla non ce la farà mai perché è odiata da tutti. Vedete, perde pezzi in continuazione. Ma quale auto riesce a superare tre buche e poi passare all'interno di quel buco là? Non la Tesla, che comunque dà l'1% di possibilità di sopravvivenza, eh. La Subaru, cavolo. La Subaru si è sempre comportata bene in questi casi. Non in questo. Perché magari ce la fai con le buche. No, quello se n'è andato, però... Oh, le giapponesi stanno sempre un passo avanti. No, stavo scherzando. Ma come fa? Guarda. No, è acchittato. No, non ci credo. Vabbè, però se ti porti a casa l'1%... 2%. Beh, ragazzi, spero che vi siate rilassati. Per me questo è il contenuto più bello da vedere quando sei al bagno. Verranno ricaricati negli shorts, quindi in qualche modo ci vedremo. Un saluto a tutti, amici, ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.